Ciao appassionati dell'irrigazione, installare un'elettropompa potente è un bene? Sono Federico di tuttoirrigazione.it e spesso questa decisione può avere conseguenze inaspettate che voglio analizzare con voi. Indipendentemente dal tipo di elettropompa che scelgo, sommersa o di superficie, il principio di base rimane lo stesso. Per chi non ha ben presenti le differenze, faccio una breve panoramica. Ma prima vi invito ad iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere l'obiettivo dei fatidici iscritti. Un bel mi piace ci permetterà di sostenere questo progetto e condividere ulteriori contenuti che vi saranno di grande aiuto. Le pompe sommerse vengono installate ed immerse completamente in un recipiente d'acqua come cisterna, pozzo artesiano o bacino e possono essere montate in verticale o in orizzontale, alimentate in monofase o trifase. Le pompe di superficie invece restano fuori dall'acqua e sono scelte in base alla necessità e alla profondità della falda, perché limitate dalla capacità di aspirazione e anche loro lavorano monofase o trifase. Se il mio consumo medio è di 40 litri al minuto e ho bisogno di 3,5 bar, è fondamentale cercare la pompa che soddisfi proprio questi requisiti, perché a parità di risultato, se opto per una pompa sommersa, mi basterà una pompa da un cavallo. Se invece opterò per una pompa di superficie, avrò bisogno di più potenza, un cavallo e mezzo, a causa delle sue caratteristiche tecniche. La tentazione di optare per una pompa più potente può rivelarsi rischiosa. Senza una valutazione accurata delle effettive necessità, rischio di danneggiare il sistema aspirando anche elementi in sospensione della falda. Se l'elettropompa viene installata prima della progettazione del giardino e senza un parametro di riferimento, può diventare una sfida per il progettista. Un esempio, se immaginiamo un impianto progettato con 6 zone ben posizionate con un consumo medio di 40 litri al minuto a 3 bar ed invece mi trovo una pompa da 80 litri al minuto, che faccio? Ecco, potrebbe sembrare una soluzione che permette di risparmiare su alcune zone, ma analizzando le conseguenze mi rendo conto dei problemi che possono sorgere. Si aprono nuove sfide per la gestione dei materiali, come il dover lavorare con tubo da 40 invece che 32. E perché no? Devo anche valutare lo spazio che occupa un rotolo di 40, perché in una comune utilitaria non ci sta. I consumi energetici aumentano considerevolmente. La suddivisione delle zone non è più ottimale per le esigenze specifiche del mio giardino e rischio di dover investire anche su apparecchiature come inverter o grossi vasi d'espansione per regolarizzare il funzionamento della nostra pompa. Ricordatevi che un'elettropompa dimensionata correttamente durante l'irrigazione deve lavorare in modo continuo e non intermittente, perché altrimenti è un sintomo chiaro di sovradimensionamento. Spero che questa analisi vi fornisca informazioni utili e ricordatevi che potete richiedere una consulenza gratuita cliccando qui sotto nel link in descrizione. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti. Ciao, a presto!